Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo 10° episodio della serie di Marvel Avengers. Nello scorso episodio abbiamo sbloccato Vedova Nera. Abbiamo scoperto che Vedova Nera era proprio Tiny Dancer, l'infiltrato dell'AIM che ci ha aiutato per tutto questo tempo. E proprio grazie a Vedova Nera abbiamo catturato Monica, l'aiutante del professor Tarton, nonché ex amante di Bruce Banner, quindi del non Hulk, diciamo. A questo punto dobbiamo assolutamente scoprire quali sono i piani di Monica e del dottor Tarton. Di conseguenza starà a Bruce, proprio per il suo legame con Monica, interrogarla. Ma prima dobbiamo andare al tavolo tattico per parlare con Hank Pym. Quindi direi subito di iniziare. Saluti dal formicaio. Natasha, grazie per aver salvato la situazione nella prigione AIM e per tutto quello che hai fatto come Tiny Dancer. Mi ero sempre chiesto chi fosse il nostro misterioso angelo custode. Nessun problema, Hank. A volte bisogna sporcarsi le mani per ottenere i risultati. Vero. E come diavolo avete fatto a riattivare la chimera, per non dire a rimetterla in volo senza il Terrigen? La chimera ha gli stessi motori standard dei vecchi Elivelivoli. È un po' come un'auto ibrida, ma più appariscente. Qualcosa mi dice che non chiami solo per ringraziarci, dottore. Mi hai scoperto. Abbiamo esaminato i dati che mi hai mandato dalla prigione. L'AIM è riuscita a trasferire buona parte degli inumani. Ho tracciato la nave, ma ci serve qualcuno che la raggiunga. Faremo tutto il possibile. Grazie. Ho già inviato i dettagli della missione al vostro tavolo strategico. Passo e chiudo. Signorina Romanoff, bentornata sulla Chimera. Ho delle informazioni su alcuni potenziali disertori dell'AIM di cui mi aveva informato quando si faceva chiamare Tiny Dancer. Ho segnato una posizione sul tavolo strategico che potrebbe interessarla. Grazie, Jarvis. È bello poter contare di nuovo su di te per i dettagli delle missioni. Come ai vecchi tempi. Ok, quindi abbiamo qui ancora missioni secondarie e per il momento dobbiamo... Non verrò disponibile. Finalmente Black Widow si aggiunge alla squadra con la sua serie di missioni iconiche. Ok, andiamo a parlare con Bruce e vediamo come affronta questa situazione. Perché vi ripeto, lui stava con Monica all'inizio, prima delle idee. Poi non sappiamo cosa è successo tra di loro. Ti godi il panorama? Non abbastanza da distrarmi da ciò che mi attende di sotto. Ma credo di essere pronto. Devo esserlo. Ok, vado a preparare la stanza di contenimento. Se vuoi parlare, chiamami via radio. Grazie, Nat. Devo solo... riflettere un po' su alcune cose. Sì, beh... non riflettere troppo. Ehi, Nat. Dato che Roy vi ha portato i nuclei energetici per la chimera, ho pensato di lasciarvelo in modo che potesse aiutarvi. Noi possiamo riprogrammare un altro bot AIM per rimpiazzarlo qui al formicaio. Ehi, Nat. Sto per... parlare con Monica. Cercherà di manipolarti. Lo sai, vero? Credo di conoscere bene Monica. No, non la conosci. Ci sono migliaia di Moniche. Le cambia liberamente come se fossero maschere. Già. Ascolta, sto solo dicendo che se entri con delle aspettative, finirà per pugnalarti alle spalle. Punto. Monica è sicuramente cambiata rispetto a quella che conosceva Bruce. C'è anche da dire che non so chi sia Monica, nel senso che all'interno dell'universo Marvel non l'ho mai sentita. Per un lungo periodo è cambiata, vero? No, sai, non credo che provasse veramente qualcosa per te. Ma se dovessi sbagliarmi e dovesse tradire qualche vera emozione, sfruttala. Sarà il tuo punto di forza. Ho sempre apprezzato la tua brutale onestà, Nat. Puoi farcela, Bruce. Cosa più importante, devi farcela. Dobbiamo trovare gli altri inumani prigionieri prima di rovinare la festa dell'esperienza AIM. Detto questo, andiamo a guardare l'interrogatorio del dottor Banner. Ok, siamo pronti? Oh, sarà interessante. Non si parlano da quell'udienza. Bruce ce la farà? Sarà meglio. Quando rovineremo la festa a Tarleton, si darà da fare. L'esperienza AIM. Quanti nomi migliori. Ci serve la posizione di quel laboratorio. Centinaia di inumani sono in pericolo. Quindi Tiny Dancer, eh? Secondo me avresti scelto Rocketman. Ti prego.
Per niente. La mia candela in the wind. Inizia lo spettacolo. Fammi indovinare. Hai in mente una grande rivelazione per la presentazione degli adattoidi. Il ritorno trionfale degli Avengers. Prigionia e tortura. È così che l'AIM vuole migliorare il mondo. Prego. Vedi, molte malattie, se non fosse stato per le cavie, sarebbero ancora letali. Gli inumani non sono malati, Monica. Tu stai solo rubando i loro poteri per i tuoi robottini. Robot che presentano un'IA complessa. Capaci di stabilire quando utilizzare i poteri per renderli più efficaci. E tutto con pochissime vite umane. Dov'è il laboratorio? Puoi ricreare il Terrigen, certo, ma sai che le conseguenze sarebbero terribili. Eri presente alle idee. Sai che se lo rifacessimo non metteremmo in pericolo gli inumani, metteremmo in pericolo tutti. Da quanto ne so, le idee è stata colpa vostra. Ah, maledizione. Serve un tavolo più robusto. Alcune cose non sono cambiate. Per te è sempre tutto un esperimento, vero? È così. Tarleton e gli inumani. Io. Setaccia il pianeta. Non troverai mai il laboratorio. Lanceremo gli adattoidi, Bruce. Per salvare il mondo occorrono sacrifici. Vado dentro. Devo trovare il laboratorio. Jarvis? Rilevate forze dell'AIM in arrivo. Tarleton vuole la sua spalla. Nat, il Quinjet? Mi leggi il pensiero? Vieni con me. Ok. Ehi, solo... fa molta attenzione. Se lo farai anche tu. Kamala, andiamo! Ok, quindi a quanto pare Monica rimane delle sue convinzioni, rimane convinta delle sue idee, ma adesso abbiamo un problema decisamente peggiore, perché l'AIM ci sta attaccando. Porca miseria, qui è tutto... Aiuto! Quello era tutto comandato dal dottor Tarleton. Questo qua è tutto comandato dal dottor Tarleton. Il suo potere sta diventando qualcosa di allucinante. Beh, degenerate in fretta. Sai che ti dico? Se sopravviviamo, forse potresti lavorare per me. Sarebbe magnifico. Attimo. E qui dobbiamo proprio menare le mani sin da subito, perché a quanto pare l'AIM non sembra volersi arrendere. Beh, sapevamo che sarebbe successo prima o poi, che l'AIM avrebbe trovato la chimera e ci avrebbe attaccato. Era solo questione di tempo. A te te buttiamo di sotto. Tony, ci serve supporto aereo. Vieni qui, presto. Arrivo subito. Jarvis, attiva i cannoni. Tarleton arriverà presto da te. Raggiungi la sala di controllo, ragazza. Stendi chiunque si avvicina a quei nuclei energetici. Contaci. Quindi a quanto pare è un attacco che, in cui cercano di sabotare la chimera, proprio andando a rompere i nuclei energetici che abbiamo appena ottenuto. Sono appena penetrati nella sala di controllo. Arrivo. Per favore, fate in fretta. Che brutto salto che devi fare, Kamala. No! Grappati.
sì, c'è un cazzo. Devi cavartela da solo, ragazza. So che puoi farcela. Qui ci sono soldati IM infuocati. È proprio un sabotaggio a piena regola. Cercano di rompere semplicemente la nave in modo tale che non possiamo più usarla. Via, via con l'esplode. Qui questo attacco dell'IM potrebbe essere fatale, eh. È tutto probabilmente dovuto al fatto che abbiamo catturato Monica. Dato che comunque il dottor Tarton senza il siero di Monica non rimane in vita. Ok, annientati. E qui però il dottor Tarton che interviene. Jarvis, sei ancora tu? Mi spiace, Jarvis purtroppo non c'è più, Kamala. Ora basta! Ragazzi, ho un problemino! Ragazzi! Ho fatto in modo quello che... Quello è il dottor Tarton vero e proprio. Bisogna stare attento sia al congelamento. Avresti dovuto accettare la mia offerta. E finire come tutti gli altri inumani. No, grazie. Perché non prendere Monica e andartene? Perché tutto questo? Lo scoprirai. Gli Avengers ti stanno usando, Kamala. Non provarci neanche, non funzionerà. Sei così ingenua. Taci! I tuoi nuovi amici ti deluderanno. Lo fanno sempre. Contrariamente a te, ho fiducia in Bruce e negli altri. Anch'io. Un tempo. Il mondo sta per ricordare chi sono davvero gli Avengers. Di che stai parlando? Quindi a quanto pare questo attacco sembrerebbe essere solamente un pretesto. Cioè la scusa di Monica sembrerebbe essere solamente un pretesto per in realtà attaccare gli Avengers in prima persona. A questo punto possiamo andare di ingigantimento, pensavo sarebbe scomparso, ma... Jarvis, va tutto bene? Sì, signorina Khan, grazie. Temo che la dottoressa Faccini sia scappata. Nei guai, Kamala! Mi servi sul ponte, subito! Sto arrivando! Monica, sta scappando! Siamo in diretta dall'esperienza AIM di Manhattan, dove stiamo assistendo al ritorno degli Avengers, ma sembra che attacchino la città! Riprendi, riprendi! È una coincidenza che questo attacco si verifichi il giorno in cui l'AIM deve svelare il nuovo programma adattoidi! Oh, merda! Di buon umore. Aspetta, è Thor quello. Ed eccolo ragazzi, anche l'ultimo degli Avengers si unisce alla battaglia. Potere di Odino, tieni premuto R2 per attivarlo, proteggere i nemici e aggiungere danni elettrici divini ai suoi attacchi finché è attivo. Grandioso. Quindi la squadra è ufficialmente al completo, se non contiamo Cap che a quanto pare non tornerà. È un vero piacere rivederti. Un po' drammatico, non credi? Non importa, ora è qui. In tutto ciò Thor fluttua anche come Iron Man. E devo dire che che gli devi dire? Sta spaccando tutto. Ha decisamente il suo perché. E così il falso Dio è tornato. Perché? Avrei fatto la cosa
Bellissima la finisher. Devi di affrontarmi? Oh, salve! Come ai vecchi tempi. Sembra che io gli sia mancato. Beh, la fight da trattore Hulk, ragazzi, c'è sempre stata, eh. Perché effettivamente a livello di forza bruta sono i più forti tra gli Avenger. Quindi la squadra è ufficialmente al completo. A questo punto mi verrebbe da pensare che siamo quasi giunti al termine della nostra campagna. Dobbiamo solo cercare di capire qual è il vero obiettivo di Tarton, perché ancora non l'abbiamo capito. Monica ci ha detto che la cura degli inumani era solamente un... in qualche modo era solamente una copertura al vero scopo suo di Tarton. Solo che non sappiamo ancora quale sia questo vero scopo. Abbiamo una massa raica esplosione di vita, la facciamo subito. Che è un fulminone gigantone. E alla fine Tarton cerca sempre di metterci uno contro l'altro. Punta tutto sul senso di colpa e sul fatto che Cap è morto, quando in realtà la colpa è solo sua. Abbiamo visto nei video della sorveglianza. Che in tutto ciò comunque la cosa interessante è il fatto che dal punto di vista delle persone, del pubblico, gli Avenger stanno attaccando la città, quando in realtà non è assolutamente così. Stiamo semplicemente difendendo l'attacco del Dottor Tarton. Ed è questo il... oh, porca miseria, sto per crepare. Ed è questo proprio l'obiettivo di Tarton: far sembrare gli Avenger la vera minaccia. Chissà qual è poi il vero motivo per il quale Tarton sta facendo quello che fa. Perché sì, abbiamo capito che gli Avenger non gli stanno proprio simpatici, ma perché? Cosa gli hanno fatto? Loro lavoravano insieme fino a poco tempo prima dell'incidente. E poi il suo tradimento è stata la causa scatenante. Come andiamo con quel vecchio? Formidabili. O forse sei tu a essere fuori allenamento. Tony, smettila! Ho un'ultima carta da giocare, Avengers. Ok, già con il bottone super sgravato. In realtà, in tutto ciò, se ci pensate, Tarton ci accusa di codardia, di non essere dei veri eroi, quando in realtà è lui il primo che non combatte, che non si presenta sul campo di battaglia, perché lui questo lo sta facendo tutto comodamente dalla sua poltroncina. Megabot mortale, ci sono certi nomi comunque veramente bellissimi. Megabot mortale, poi c'era il pietrone gigantone della cosa letale infinita sgravissima. C'è la furia del guerriero, famola. Ma non gli ho fatto tipo niente. Vabbè, scappiamo. Credo che troverai questo scudo piuttosto familiare, Stark. Molto originale. Vuoi anche rubarmi l'acconciatura? Il Bifrost abbiamo sbloccato. La super di Thor, che è essenzialmente un teletrasporto. La premiamo per attivare il flusso. E poi ci spostiamo. Kamala, Tony! Non c'è abbastanza energia per riavviare i motori! Non abbiamo più tempo, reggetevi forte! Ehi, hey, dio del tuono! Fai la tua magia! Resta dietro di me! Ora, forza! Perfetto, qui l'astronave si sta schiantando! Ah, ma devo pigiare! Porca miseria! Sta funzionando! Siete completamente fuori di testa. Ah, il figlio al prodigo è tornato. Avete quasi distrutto tutta Manhattan. Aspetta, Santarellino, mentre il mondo andava a rotoli, tu dov'eri? A fare pace con i miei fallimenti, non ad aggiungerne altri. D'accordo, facciamo un bel respiro. Volevamo fermare l'esperienza IM, mostrare al mondo i piani di Tarton. Questi suoi adattoidi
Loro ottengono i poteri torturando gli inumani catturati. Li espongono a dosi quasi letali di Terrigen Scuro. E questa è solo la prima fase. Il caro Giorgi si prepara per una guerra. E quel che è peggio è che Kamala è riuscita a trovare delle prove su ciò che è successo a Steve. Ciao. Un eroe dovrà pure iniziare, no? Tu ti ricordi di me? Sì. Mostrami questo video. Jarvis. Hai finito? Ho risolto la cifratura, quindi c'è altro da vedere. George! Dobbiamo spegnere il reattore! Ci attira verso quella fonte di calore! Ho provato, ma non riesco a disinserire il cristallo! E allora? Sigilla la porta. Cosa? George, va! No, non è possibile. Va al ponte di comando! Cosa? Partire! Subito! No, 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 Cap, che stai facendo? No, no, no! Che stai facendo? Smettila. Aspetta! No. Ha distrutto il reattore. Avrà avuto un motivo. Per quale motivo? Centinaia di persone sono state infettate, altri sono morti. Cerca di calmarti. Vedi di assumerti le tue responsabilità, Tony. Ecco il Bruce che conosco. Forza, sentiamo che cosa hai da dire. Non è il momento. Invece sì, Nat. Sai, ad Acri Dorati che aspettava di farlo, vero? Vero? È colpa nostra. Di tutti noi. Come fai a non capirlo? Quello che capisco è che credi davvero alle cazzate che hai detto all'udienza. Io credo che siamo pericolosi. Pensi che il mondo starebbe meglio senza di noi? Certo. Me ne vado. Non siete cambiati affatto. Guarda. Non può essere guarita. Non può essere curata. Ho fatto degli esperimenti, ho controllato il suo DNA una, due, mille volte. Tu e io abbiamo creato la perfetta malattia. No, no! Io faccio il mio lavoro. Io faccio scelte difficili. Zitto! Io sto dalla parte di chi mi ha reso quello che sono. Io ti avverto. Faccio arrabbiare. È stato il tuo problema. Fuggire da te stesso. Da quello che sei. Forse è per questo che Monica ti ha usato. Sono proprio d'accordo con te, bestione. Quel banner è un codazzo. Ehi, non farlo! È esattamente quello che vuole Tarton. Stavolta stanne fuori, ragazzina. Stai invecchiando? È la fine, quindi. Sono sola. Non proprio, signorina Khan. Jarvis, immagino tu possa tenere in volo la nave. Per un po' di tempo, sì. È un sollievo. Vabbè, cioè, questi due spaccano la chimera così per litigare per una cagata. Allora, questo video ci ha fatto veramente capire molte molte cose. Innanzitutto è stato K a provocare l'esplosione. Non mi verrebbe in mente un motivo per cui dovrebbe averlo fatto. Cioè, a vederlo. Ma che cosa? È così vuota ora. E proprio quando la chimera cominciava a formarsi. Qualcuno mi spiega questa testa di Iron Man volante, vabbè. Dicevo, l'unico motivo per cui mi viene in mente che possa averlo fatto... Mi dispiace, signorina Khan. È attivo il blocco d'emergenza. Mi occorrerà l'aiuto del signor Stark per ripristinare la normale alimentazione. L'unico motivo che mi viene in mente è perché magari, vedendo che il reattore stava per collassare, per esplodere,
mi viene da dire nella sua ignoranza, è un po' brutto, però diciamo che questo è il termine, nel senso che non sapendo precisamente di cosa si trattasse, perché Steve Rogers non è uno scienziato, non capisce bene queste cose, insomma, abbia pensato di distruggerlo prima che questo collassi. Però le conseguenze sono state gravi e a quanto pare il dottor Tanton non aveva colpa. Jarvis, c'è una registrazione dell'interrogatorio di Monica da parte di Bruce. Ma certo, signorina. Può accedervi nella stanza di osservazione. Se posso permettermi, signorina Khan, che cosa spera di trovare in quelle registrazioni? Non lo so, ma devo provarci. Forse si è lasciata sfuggire qualcosa. Senza offesa, Jarvis, ma vorrei che ci fosse un'altra persona a bordo. Nessuna offesa, signorina Khan. Il Kamala è rimasta da sola sulla chimera. Ok. Filmato dell'interrogatorio. Ci sarà un indizio qui. Fammi indovinare. Hai in mente una grande rivelazione per la presentazione degli adattoidi. Forza, Monica, dammi un indizio. Setaccia il pianeta. Non troverai mai il laboratorio. Lanceremo gli adattoidi, Bruce. Per salvare il mondo occorrono sacrifici. No, è tutto inutile. Vorrei solo parlare con mio padre. Chiamo Yusuf Khan. No, 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 Jarvis, non intendevo. Pronto? Beta, sei tu? Oh, Kamala, se mi senti, sappi che mi manchi. Non sono arrabbiato, voglio solo che torni a casa. Mi dispiace. Non dovevo dirti di nascondere i tuoi poteri. Sarai spaventata e forse insicura. Però la cosa più importante è che tu rimanga sempre fedele a te stessa. Ti voglio bene. Io più di te. Lanceremo gli adattoidi. Setaccia il pianeta. Non troverai mai il laboratorio. Setaccia il pianeta. Non troverai mai il laboratorio. Setaccia il pianeta. Non troverai. Setaccia il pianeta. Setaccia il pianeta. Sì, ma certo, il satellite. Il satellite. Avengers, se ci siete, forse ho trovato un indizio. So che ho fatto un casino. Volevo incolpare la IM per ciò che mi è successo alle idee e non vedevo altro. Ma K avrà avuto le sue ragioni per fare quello che ha fatto, io lo so. La gente crede negli Avengers. Non per via dei vostri poteri incredibili, ma perché non importa quanto le cose si mettano male, non importa quanto siate in disaccordo, voi siete sempre uniti. Non lo capite? Le vostre differenze sono il potere più grande. Ero solo una stramba ragazzina del Jersey senza amici. Ma voi mi avete visto per ciò che sono davvero. Mi avete accettata. C'è ancora qualcuno che vuole fare del male al mondo, ma noi possiamo fermarlo. Il bene non è parte di te. È
qualcosa che fai. Scusami. Non avrei dovuto dire... Ho capito. Altitudine, occhi secchi. Senti, non sono bravo. Mi dispiace, quindi... Anche a me. Bene, sì. Allora, hai trovato un indizio? Sì, nell'interrogatorio. Ascoltate. Setaccia il pianeta. Non troverai mai il laboratorio. Ok. Il laboratorio non è sul pianeta. Non riesco a seguirti. Ok, quando mi hanno catturato, Monica e Tarleton hanno litigato. Tarleton è uscito dalla stanza e Monica ha visualizzato le coordinate di un satellite chiamato Ambrosia. Ambrosia? Era un progetto di ricerca biomedica dello SHIELD. L'IM deve averne preso il controllo. Sarebbe un buon posto per nascondere le prove degli esperimenti sugli inumani, no? Se volessi studiare gli inumani a livello cellulare per farlo, l'assenza di gravità sarebbe perfetta. Bel lavoro. Ok, quindi sappiamo dove andare. Ci serve solo un modo per arrivarci. Il progetto Starboost, signore? Se ricordo bene, l'ha abbandonato perché non riusciva a generare abbastanza accelerazione con il... Sì, sì, non c'è bisogno di annoiare tutti coi dettagli. È stato prima che potessi accedere al signor rimpiccioritore. Jarvis, chiama Pim. È l'unico che può aiutarci. Dobbiamo trovare un modo per arrivare al laboratorio spaziale. Ok, e con quest'ultima cinematica che ci ha detto veramente di tutto, possiamo concludere l'episodio. Io direi che nel prossimo andremo nello spazio, a quanto pare. Dobbiamo contattare Pim, dobbiamo cercare di creare una tuta che sia in grado di andare nello spazio, ma lo faremo nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.